Che questo progetto, Registro Italiano Sclerosi Multipla, nasce addirittura all'inizio degli anni 2000, ma si è consolidato nel 2014 grazie ad un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari e la Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Piano piano è diventata una realtà importantissima nel paese in quanto raccoglie circa 70.000 pazienti, i dati di circa 70.000 pazienti e sta andando sempre più a crescere e attraverso i dati raccolti abbiamo potuto pubblicare una serie di lavori che sono stati di grandissima utilità per migliorare la terapia e la gestione dei pazienti con sclerosi multipla. E oggi fa parte anche di una rete europea, il Big MS Data, in collaborazione con altri quattro registri europei, un registro internazionale, e l'EMA, che è l'ente regolatorio dei farmaci a livello europeo, ha accreditato questo registro per la raccolta dei dati di sicurezza dei nuovi trattamenti, che sono fortunatamente molti negli ultimi anni e che necessitano di un monitoraggio affinché i rischi e i benefici vengano valutati nel lungo termine. Ci auguriamo che a breve saremo in grado di attuare delle terapie personalizzate per il paziente proprio grazie a questa grande mole di dati, il registro europeo più grande.